Ciao e bentrovato in questo nuovo video. Oggi voglio raccontarvi la storia di un ragazzo speciale, diventato ormai famosissimo, e non grazie alle sue doti calcistiche, canore o per un video virale su TikTok, ma bensì per la sua santità. Sto parlando di Carlo Acutis. Conoscete? Beh, proviamo a scoprire insieme qualcosa di più sulla sua vita. Carlo è un ragazzo cresciuto a Milano, morto a 15 anni per una leucemia fulminante, beatificato da Papa Francesco il 10 ottobre 2020. Beatificare, ovvero la Chiesa ha riconosciuto in lui virtù e valori che gli hanno permesso di vivere una vita degna del paradiso, e da lì può intercedere per le persone sulla terra. Intercedere, ovvero mediare, aiutare, soccorrere, portare aiuto. E perché un ragazzino di 15 anni è stato fatto beato? Cosa ha da insegnare agli altri cristiani? Beh, andiamo con ordine. Carlo nasce il 3 maggio 1991 a Londra, dove si trovavano i genitori per lavoro. Poi tutta la famiglia rientra a Milano, dove Carlo crescerà. Di lui raccontano che era un ragazzo normale, un bravo figlio, studente, gli piaceva giocare con gli amici, giocare ai videogiochi. Non c'era ancora la PlayStation 5 o Fortnite, ma c'erano giochi comunque già, niente male. Gli piaceva fare sport, ascoltare la musica, suonava al sassofono, guardare film polizieschi e impegnarsi per gli altri. Dopo aver fatto la prima comunione a soli 7 anni, continuò a frequentare la parrocchia anche dopo la cresima, cosa effettivamente non scontata neanche ai giorni nostri, impegnandosi per i più piccoli, facendo catechismo e aiutandoli con i compiti. Aveva capito che il mondo lo si cambia con il bene, che non servono gesti eclatanti, grandi proclami, ma bastano piccoli gesti d'amore. Andava a servire alla mensa dei poveri. Lui, che veniva da una famiglia molto benestante, non perdeva occasioni per condividere quello che aveva con i più bisognosi. Con l'aiuto del suo domestico portava cibo e sacchi a pelo ai senza tetto che incontrava lungo la strada sotto casa sua, ed era sempre disponibile per chi aveva bisogno di una mano. Ma dove trovava un ragazzo di soli 15 anni la forza per fare tutte queste cose? Fin da piccolo Carlo era innamorato della vita di Gesù e trovava nella messa, non solo quella della domenica, ma anche durante la settimana. Ebbene sì, la messa c'è tutti i giorni e lui la frequentava assiduamente. E nella recita del rosario, nell'adorazione eucaristica, ovvero lo stare davanti all'Eucaristia esposta, in queste cose trovava le energie e le ragioni che lo spingevano ad essere un esempio di amore. Un cristiano con la C maiuscola nella sua semplicità, nella sua vita di quindicenne tra un banco di scuola e un campo da calcio. Quello che colpiva tantissime persone era la sua armonia, la sua tranquillità con cui affrontava la vita, anche davanti ai problemi, anche davanti, come vedremo tra poco, ad una malattia che in pochi giorni l'ha portato via. E questa pace la trovava proprio nei sacramenti, nella fede in Dio. È famosa la sua frase: la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. In Gesù ha trovato un amico, un maestro, un padre, un esempio. E non ha avuto paura di testimoniare la sua fede e neanche di andare controcorrente quando necessario. Sapeva che amare vuol dire lottare contro le ingiustizie, stare dalla parte dei più deboli, dei più fragili, e non si è mai sottratto a questo compito. Nonostante la giovane età, dimostrava una maturità, una profondità e una sensibilità fuori dal comune. A scuola andava bene, si era iscritto al liceo classico Leone XIII di Milano, era molto intelligente ed era appassionato di informatica. In quegli anni la tecnologia non era evoluta come adesso, quindi non c'era ancora Alexa che ti accende le luci oppure TikTok. Però i computer e internet stavano entrando sempre di più a far parte della vita di tutti i giorni. E sembra che lui fosse proprio un piccolo genio dell'informatica. Scriveva programmi e creò un blog in cui parlava di quello che più gli faceva ardere il cuore: Gesù. In questo blog creò alcune mostre virtuali, tra cui quella sui miracoli eucaristici, per sensibilizzare le persone sull'importanza dell'Eucaristia, che secondo lui era fondamentale per la vita cristiana. Amava ripetere: davanti al sole ci si abbronza, ma davanti a Gesù Eucaristia si diventa santi.
così mise a frutto le sue capacità e si impegnò per diffondere la buona notizia anche nel mondo virtuale. Tutto andava per il meglio quando il 2 ottobre 2006 Carlo si ammala. Inizialmente si pensava ad una banale influenza, ma l'8 ottobre le sue condizioni precipitano e viene trasferito d'urgenza in ospedale, dove gli diagnosticano una leucemia fulminante M3, un tumore al sangue che può provocare la morte in pochissimi giorni. E così è stato anche per Carlo. La mattina del 12 ottobre 2006 il suo cuore si è spento. Aveva solo 15 anni. Nonostante il dolore fortissimo in quei giorni di malattia, quando i medici gli chiedevano come stesse, lui rispondeva: «C'è chi soffre molto più di me». Anche nel momento più difficile e duro della sua vita, ha avuto uno sguardo per gli altri e per Dio. Quel giorno si è spento, sì, il cuore di Carlo, ma si è accesa nel cielo una stella che ha e sta illuminando la vita di tantissime persone. Persone che grazie a Carlo hanno trovato la fede, la pace, la consolazione, e così la sua fama di santità si è diffusa in tutto il mondo. Persone lo pregano e lo invocano da tutte le parti del pianeta. Pensate che il suo primo miracolo, riconosciuto dalla Chiesa, che gli ha poi permesso di essere beatificato, è avvenuto in Brasile, dove un bambino affetto da una rara malattia al pancreas è guarito miracolosamente chiedendo l'intercessione di Carlo. Questo per dire quanto sia già conosciuto in tutto il mondo. Papa Francesco lo ha presentato come modello giovanile di santità nell'era digitale. È stato in grado, infatti, di mettere al servizio del bene e dell'amore le sue capacità. È stato beatificato il 10 ottobre 2020 e da quel giorno, ogni 12 ottobre, la Chiesa festeggerà la sua memoria. Il suo corpo ora si trova nel santuario della Spogliazione di Assisi, città a cui era molto legato, e ogni anno migliaia di fedeli vanno a pregare alla sua tomba. La vita di Carlo ci ricorda quanto sia importante non perdere mai la nostra unicità. Una delle sue frasi più famose è: «Tutti nascono originali, ma molti muoiono fotocopie». Con la sua semplicità, con la sua normalità, Carlo ci insegna e ci ricorda che tutti siamo chiamati alla santità, nessuno escluso, e che è l'unica via per essere felici, felici davvero. Bene, allora grazie per aver guardato questo video, spero ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Se ti va, come sempre, metti mi piace, iscriviti al canale, condividi il video. Per saperne di più su Carlo Acutis, nella descrizione del video potete trovare il link al sito, dove ci sono foto, video, testimonianze. Io vi ringrazio. In particolare saluto i ragazzi delle scuole medie Serao e Bosco di Volla di Napoli, i ragazzi della prima E della scuola media Giovanni XXIII, e mando un abbraccio virtuale a tutti quanti. Ci vediamo nel prossimo video.